Col video di oggi voglio presentarvi alcuni libri che trattano l'argomento dell'ansia. L'ansia è uno stato emotivo sgradevole, doloroso, associato a una condizione di paura, di allerta nei confronti di tutto quello che ci circonda. Generalmente l'ansia è una reazione esagerata rispetto alla reale situazione che si vive. Questo stato emotivo coinvolge non soltanto il singolo soggetto che vive una situazione ansiotica, ma anche le persone che lo circondano e che soffrono nel vedere questa situazione. Con quali sintomi si manifesta l'ansia? I sintomi di questo stato emotivo sono senza dubbio il nervosismo, l'apprensione, ci conducono all'insonnia. Molte volte chi è in stato ansiotico vive apnee notturne. Ha facilità nel pianto, le palpitazioni aumentano, si sente il cuore in gola e anche si sente molta debolezza e anche difficoltà a prendere decisioni. Si provano crampi allo stomaco e tutto quello che si vive è tutto un peso. Da cosa dipende l'ansia? Secondo il grande psicoanalista Freud, all'origine della comparsa dell'ansia ci sono tensioni, battaglie interne che non hanno avuto una risoluzione nella nostra vita. E tutti gli individui si incappano prima o poi in situazioni e in sensazioni di ansia. La quale ansia, se motivata, resta una situazione transitoria che passa, normale. L'ansia per un esame, l'ansia di parlare in pubblico, l'ansia di affrontare un'operazione chirurgica, l'ansia di affrontare un nuovo lavoro, un viaggio impegnativo. Certo, questi stati di ansia passano nel momento in cui passa il problema, che è un problema reale. Viceversa, vi sono episodi ansiosi che insorgono senza una reale giustificazione, a causa di ragioni incomprensibili che sono origine di reazioni eccessive che conducono all'ansia patologica o all'ansia negativa. La maggior parte degli attacchi di panico sono attacchi disordinati, senza un fine, non razionali. E poi vi sono anche le cosiddette fobie, che sono atteggiamenti di paura reale, ma per situazioni normali, come quella di attraversare una strada o paura di un animale docile che si avvicina a noi. L'ansia non fa vivere. Molte persone sono così tanto immerse nell'ansia e nel panico da chiudersi in se stesse e soffrire terribilmente. L'ansia, infatti, toglie la gioia di vivere. In che modo si manifesta l'ansia? Vi elenco alcuni sintomi che sono sintomi dolorosi. Innanzitutto c'è il blocco del diaframma. Il diaframma è quel muscolo che si trova sopra l'addome e che permette il movimento dei polmoni per poter dare ossigeno. Quando si blocca il diaframma non si respira più bene, non si dà più ossigeno e quindi anche poi ci sono questi sospironi che uno poi alla fine emette. L'ansia dà un senso di pericolo, con l'ansia abbiamo un senso di pericolo, come se qualcosa ci stesse accadendo da un momento all'altro. Abbiamo palpitazioni cardiache, tachicardia, agitazioni, tremori, sudorazione, ci sentiamo irrequieti. Abbiamo voglia di fuggire, un senso crescente di allarme e di pericolo, tensione, possiamo avere anche delle vertigini, nausea, disturbi addominali, formicolie alle estremità delle nostre mani e dei nostri piedi o intorno alla bocca, dolore toracico, tanto che molte volte viene scambiato con un attacco cardiaco, un senso di vuoto mentale. Poi abbiamo i nostri pensieri negativi, ricordi che ci portano alla tristezza ed è molto frequente avere dei comportamenti protettivi. Farsi accompagnare da qualcuno perché si ha paura addirittura di attraversare una strada, assumere ansiolitici, eccetera. Come possiamo fare quando siamo vittime di attacchi di ansia patologica e negativa? Quando ci alziamo al mattino e avvertiamo uno stato d'ansia immotivata? O ci svegliamo nel cuore della notte e non riusciamo più a prendere sonno? Cosa possiamo fare o cosa non dobbiamo fare nei confronti di una persona a noi cara che soffre attacchi d'ansia? Perché non solo dobbiamo sapere cosa dobbiamo fare, ma anche cosa non fare, perché molte volte diventiamo dei cattivi consiglieri e al posto di incoraggiare qualcuno allo stato di ansia a uscirne fuori,
abbattiamo ancora di più e li scoraggiamo ancora di più. Esistono in ambito cristiano dei libri utili e ne presento tre, ma ve ne sono molti altri. Il primo libro che voglio presentarvi è Liberamente. Liberamente è un libro di Adimedia che vuole smantellare i generatori di ansia, quei generatori di ansia che nella nostra mente ci portano lontani da quello che è la realtà. L'ansia, dice l'autore di questo libro, che è Timothy Whitmer, che è un professore di teologia pratica al Westminster Theological Seminary e che ha scritto molti libri su questo argomento, l'ansia, dice, è una patologia che la medicina da sola fa fatica a curare, perché di fatto, dice l'autore, l'ansia è un male dell'anima. Questo libro da una parte smantella i luoghi comuni sulla mente umana e dall'altra indirizza l'attenzione del lettore su quelle che sono le grandi verità bibliche. Non è un manuale spicciolo, ma che scalfisce appena questo problema dando delle soluzioni prêt-à-porter per ognuno. Va ben fondo questo argomento e vuole portare il lettore che vive in stato di ansia a cambiare atteggiamento mentale e ci fa comprendere che c'è un Dio che è accanto a noi, che affronta con noi le minacce che noi possiamo sentire e che danno un assalto alla nostra anima. C'è un Dio che rimpiazza le nostre paure con una pace che sopravvanza ogni intelligenza. La base di questo libro è infatti Filippesi 4:8, questo versetto che dice: quindi fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose buona fama, quelle in cui vi è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Quindi un libro che ci porta a comprendere quale deve essere l'oggetto dei nostri pensieri per poter scardinare quelli che invece ci creano ansia. Il secondo libro che voglio presentarvi è questo, un libro delle edizioni San Paolo, Primi passi fuori dall'ansia. L'autrice dice che l'ansia può rubare molte opportunità e molte soddisfazioni nella vita. Anche l'autrice è stata vittima e ha sofferto molto dell'ansia ed è guarita, quindi dalla sua esperienza personale combinata anche con la sua preparazione clinica, perché l'autrice di questo libro è una psicologa che ci spiega che cos'è l'ansia, quali sono i suoi meccanismi e come possiamo fare per controllarla. È un volume che contiene anche degli esercizi da svolgere, delle riflessioni, dei consigli e delle storie vere che sono a supporto per poterci aiutare. L'autrice Kate Mittron è una psicologa e autrice di molti libri su questo argomento, anche su disturbi alimentari specializzati in anoressia e in bulimia. Il terzo libro che voglio presentarvi è di un autore molto conosciuto, il libro è Vincere l'ansia, il libro è di Mas Lucado, che si basa anche lui su un versetto di Filippesi, questa volta Filippesi 4:6-7. Non angustiatevi di nulla, cioè non siate ansiosi, dice questo versetto, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio, in preghiere, suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Il punto focale è la pace di Dio, perché la persona ansiotica non ha pace, ma la pace di Dio che supera ogni intelligenza umana, perché è qualcosa di sovrannaturale, può custodire cosa? I vostri cuori, cioè i vostri ragionamenti e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Un libro molto importante e che ci dice che Dio è il tuo supremo alleato, ti toglie i sensi di colpa, perché molte volte chi vive in ansia vive anche con dei sensi di colpa se è un credente, è un Dio che rimane sempre al tuo fianco, che ci fa uscire dal baratro delle preoccupazioni e ci rende capaci di gestire tutte le cattive notizie, le paure che attraversano la nostra mente.
e ci porta ad avere un rimodellamento dell'atteggiamento che dobbiamo avere per vincere questa battaglia. Mas Lucado, senz'altro, non è un autore che è conosciuto molto dai lettori, non soltanto cristiani, per la validità dei suoi argomenti. Quindi voglio fare di nuovo una carrellata dei libri che abbiamo visto. Il primo è Liberamente, edizioni Adi Media, e il costo è di 13 euro. Voglio anche segnalarvi sempre di Adi Media anche quest'altro libro, Fuga dalla paura, di Edward Welch, costo 15,50 euro. Il secondo libro che vi ho presentato, edizioni San Paolo, Primi passi fuori dall'ansia, un libro che costa 9 euro ed è un manuale molto molto importante e molto molto interessante. Per ultimo vi ho presentato delle edizioni Eternity di Mas Lucado, Vincere l'ansia. Questi libri, con tanti altri che potete trovare sul nostro sito www.lacasadellabibbia.it oppure potete trovarli nel vostro abituale fornitore di libri, vi potrà aiutare veramente a comprendere meglio l'ansia. Se vivete in uno stato ansiotico, come poter trovare alcune soluzioni utili, e se volete aiutare qualcuno che vive in queste situazioni, sapere cosa fare e cosa non fare in queste situazioni. Con questo vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima rassegna di libri. Grazie.